Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'esperienza dell'olio di avocado per rimuovere cellulite e smagliature. L'olio di avocado, che è questo qui, che adesso vi farò vedere in una foto, penso, mi era stato consigliato diverso tempo fa. L'ho comprato di recente, l'ho provato per almeno 1-2 settimane e poi adesso vi do la mia opinione. Inoltre, personalmente, mi è stato consigliato per mantenere la pelle elastica di abbinare l'uso dell'olio di avocado e di altri oli che vi ho già citato in passato e magari a fine video vi consiglierò quali sono questi oli, all'avocado ovviamente da mangiare, meglio se tutti i giorni o comunque più volte a settimana, perché l'avocado ha delle proprietà fenomenali per tonificare la pelle e mantenerla elastica. Se state perdendo peso, se state iniziando palestra, è importante evitare però sì di avere il muscolo, ma evitare di avere smagliature e altri inestetismi che non sono proprio carini da vedere, insomma, perché se voglio un bel muscolo non ci voglio la smagliatura che lo attraversa. E quindi ho messo nella mia wishlist l'olio di avocado e l'ho provato. Per comodità oggi vi farò vedere come si utilizza su mia sorella Francesca, che tanto anche lei sapete che è appassionatissima di queste cose, è dimagrita molto, ha perso più di 10 kg ragazzi, e 15 mi suggerisce, ha un fisico veramente tonico, una pelle bellissima, ergo non ha la pelle in eccesso, è una cosa importante quando uno perde così tanto peso. Niente, ve lo faccio vedere all'opera e poi a fine video vi spiego invece la crema che facciamo io e Franci quando facciamo attività fisica, che cosa ci mettiamo dentro oltre all'olio di avocado. Questo potete utilizzarlo anche così, però vi spieghiamo meglio, insomma, che cosa ci mettiamo. Quella crema non è proprio bio al 100%, quindi questo, se siete proprio amanti del bio e degli inci e non volete proprio saperne niente di altri ingredienti che mi hanno aiutato, però se volete invece sapere cosa metto nella crema, ve lo dico a fine video. Iniziamo con l'olio di avocado. E i dermatologi, compreso quello che parla con Chiara, bisogna fare dei movimenti rotatori e massaggiare per almeno un quarto d'ora, 20 minuti al giorno, tutti i giorni. E in più, quando fate la doccia, mi raccomando di andare ad idratare subito dopo la pelle ogni volta che fate la doccia, perché appunto per ridare il pH giusto e l'elasticità giusta che viene tolta un po' dai detergenti che usiamo, magari anche se sono lievemente aggressivi. Noi non possiamo sapere un detergente se è abbastanza idratante. Solitamente consigliano di utilizzare dei prodotti che sono più che altro dei prodotti cremosi, come ad esempio il Dove, ma non quelli liquidi con i coloranti, perché seccano di più, mentre quelli come il Dove sono più cremosi, quindi hanno già un fattore nutriente. Continuiamo a massaggiare e andiamo avanti così. Allora, personalmente a me le smagliature sulle gambe in una settimana da bianche sono diventate rosse, quindi da intrattabili sono diventate trattabili, e da trattabili poi bisogna lavorarci un attimo. Ed è importantissimo abbinare all'olio di avocado la centella, perché insieme hanno delle proprietà: uno, elasticizzante, che è l'olio di avocado, e la centella rigenerante, quindi può aiutare tantissimo come combo a rigenerare il tutto e a far tornare le smagliature vecchie a semi nuove. Quando le rivedete le rosse, vuol dire che sono trattabili. E poi qui c'è il nostro mix pozione segreta con all'interno, diciamo, gli ingredienti. Allora, cosa mettiamo nella crema? Mettiamo la crema, che è proprio una crema corpo, può essere Nivea, può essere dal discount, può essere una crema costosa, quella che avete in casa. Se siete ovviamente allergici a qualcosa, prendetela quella in farmacia semplice. Quella crema che utilizzate di solito. Dopodiché utilizziamo gli oli, che sono l'olio d'oliva, l'olio di avocado, la centella, olio di rosa moschetta, un pochino di vasellina, olio di mandorle e burro di karité. Burro di karité, abbiamo dimenticato qualcosa? Sì. Burro di cacao. Non solo, dovete anche aggiungere, se ce l'avete, un po' di pasta Hoffman. Ma perché Hoffman? Non ti fai vedere che sei anche truccata oggi? Non ho capito. Un po' di pasta Hoffman. E poi le famosissime capsule di vitamina E che vi ho mostrato all'infinito ed oltre. Insomma, tutte queste cose, shakerate il barattolino, mi raccomando, di vetro, perché deve essere sterilizzato. Quindi finite una crema viso col barattolino di vetro, sterilizzate il barattolino
e riciclate il barattolino di vetro, mi raccomando, e mettetela in un luogo chiuso al buio. Vi durerà circa una settimana e vi renderete anche conto che comprando gli ingredienti singoli risparmierete davvero tantissimi soldi, perché in realtà quelli che vendono in commercio, che vi dicono che sono per quella problematica, nella realtà di fatti contengono delle percentuali quasi sempre troppo basse di uno solo ingrediente che potrebbe aiutare. Noi ve li stiamo dando tutti, dicendo tutti, esatto, e tutti insieme andate a risparmiare, perché magari la crema che vi fate voi utilizzando un goccino di olio di tutto quello che vi abbiamo detto dura una settimana. Se la comprate, ho fatto l'esperienza quando ho iniziato la dieta l'anno scorso, se la comprate in farmacia, magari è solo una crema di un tal brand che vi dice che appunto vi toglie le smagliature perché contiene un micro estratto di vitamina E, un micro estratto di un'altra roba, vi dura 2 giorni per l'applicazione che dovete fare. E soprattutto per fare un trattamento, magari crema anticellulite, crema antismagliature, costo 40 euro, micro estratto di rosa moscheta che è in percentuale di un'unghia, quindi vi servono 7 flaconi dal costo fatelo voi. Metto una goccina di tutto, cioè non è che metto tutto il flacone di rosa moscheta dentro qui. Una goccina di tutto nella crema normale mi dura veramente un'infinità, anzi a volte devo anche velocizzarmi perché magari l'olio dura solo 6 mesi e io dopo 6 mesi utilizzandolo tutti i giorni ce l'ho ancora lì. E la cosa importante che molti di voi si staranno chiedendo sicuramente è, perché ti sposti nel mio... sicuramente è questa. Molti si staranno chiedendo, ok, io inizio una settimana per vedere miglioramenti e farli andare più o meno via, ma per essere sicura che non mi tornino, quanto devo continuare il trattamento? La durata è di 6 mesi, più di 6 mesi continui tutti i giorni, più ogni volta che sapete che andrete ad allenarvi o a fare degli sforzi fisici, mettetela mezz'ora prima, così la pelle si l'assorbe e poi potete fare i vostri esercizi e quello che dovete fare. Questo molto spesso non mi viene detto da nessuno, ma anche fare ginnastica a secco perdendo molti chili crea problematiche, non solo prenderli chili crea problematiche. Esattamente. Penso di aver fatto un video esaustivo, giù nell'info box tutti i prodotti utili. E nulla, andiamo, un grosso bacio, fa sentire il bacio, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!